Thank you.
registrando, confermo, c'è l'icona. Eccolo lui, bello, rilassato. Ho dovuto soffrire. Ho dovuto soffrire un po' per una piccola interruzione, ma alla fine il cronometro ha decretato la vittoria dello slalom di Bagalati. Vincitore in terra calabra, vincitore in terra sicola e ritorna di nuovo a vincere in Calabria. Gaetano Rechichi, eccolo qua. Allora, che mi dici, che vuoi dirmi di questa gara? Questa è una delle gare più combattute dell'anno. Essere a 3 decimi vicino con Greco è stato un input, però la terza mancia ho avuto un problema di batteria e ho un po' avuto paura. Cioè, ricordiamo, ecco appunto, ed è andata a finire malissimo, però si vede che c'è Giuseppe che ci guarda da lassù. Salutiamo Peppe Cuzzo. Salutiamo tanto perché siamo qui per lui. Bene, un abbraccio a te e un'altra a Peppe Cuzzola. Grazie. 2 Sport Car 1150, secondo classificato Rosario Corsaro, primo classificato Gaetano Rechichi, che vince anche l'assoluto di gruppo. Assoluto di gruppo e 2 Sport Car è primo classificato. Allora, lui è il primo. Corsaro manca. Vabbè. Eccolo che arriva! Eccolo. Forza Rosario! Sempre al rete! Ok, intanto chiamiamo il papà di Norberto per... si sta avvicinando sul podio perché sarà lui che consegnerà il trofeo Peppe Cuzzola, gentilmente offerto dalla famiglia Cuzzola, che ritirerà dei piloti per passione il nostro Gaetano Rechichi, primo assoluto allo slalom di Bagalati. Foto di rito, giustamente dice Lello, questo è l'assoluto dello slalom di Bagalati. Ecco, sì, per la stampa, per la gazzetta, sì. Ecco qua. Bene, tutti in posizione, uscirete sulla Gazzetta del Sud. Grazie. Grazie mille a tutti, grazie Lello, grazie a chi ha partecipato e un arrivederci al prossimo anno con maggiore partecipazione e meno caldo, signor Sindaco, va bene? Grazie a tutti quanti. Buon maggio, anno.